Bella ragazzi, qua è Chiotto. Prima di parlare appunto dell'argomento dell del video che è appunto Tiago Motta, nuovo allenatore del Gino. Vi ricordo l'appuntamento di stasera su RAI2, il collegio. No, scherzo, su Città Celeste, canale 85 del Digitale Terrestre, visibile nella regione Lazio, solo nel Lazio o. Oh, in streaming su www.citaceleste.tv, ore 21, ci sarò io insieme ad altri youtubers, Frammenti di calcio della Lazio, Asso di Roma e Lorenzo, figlio di Roma, appunto dalla parte giallo-rossa. Quindi mi raccomando, ore 21, non mancate, vi ricordo, canale 85 o in streaming, vi aspetto. Allora, partiamo con l'argomento del video. Eh... La scelta mi ha lasciato veramente sorpreso perché diciamo preziosi quando mandava via gli allenatori di solito andava a chiamare sue vecchie conoscenze, come ad esempio Davide Ballardini che ha detto qualche settimana fa io al Genoa non ci torno più e come dargli torto? Invece questa volta dopo lesonero di Andrazzoli che apriamo parentesi mi dispiace molto perché è un allenatore capace, però purtroppo ha fallito, comunque non gli è stato dato il tempo di eh, agire abbastanza. Secondo me, Andrazzoli andava eh, dato molto più tempo. E appunto è stato chiamato Tiago Motta, che è l'allenatore più giovane della serie. Andrazzoli era il più vecchio, a parte Claudio Nanieri, vabbè, che è arrivato adesso, e invece, eh, Tiago Motta, appunto, il più giovane, ha smesso di giocare da poco, eh, ha militato nel Genoa solo una stagione. Ma è bastata una stagione per entrare nel cuore dei tifosi rossoblù. E Insieme a Diego Milito e poi per essere acquistato l'anno successivo appunto dall'Inter di Mourinho Milito e Tiago Motta che sono stati protagonisti del triplete nonostante Tiago Motta è famoso per quella partita Barcellona-Inter 1-0 con gol di Piquet che comunque è stato ininfluente però Tiago Motta lasciò la sua squadra in 10 perché Tiago Motta era un giocatore molto fumantino diciamo le espulsioni erano quasi all'ordine del giorno. Ha militato all'Inter due stagioni e mezzo, poi è passato al Paris Saint-Germain che è stato cinque stagioni mi pare, comunque ha vinto tutto in Francia, non è riuscito a vincere in Europa e appunto da circa un anno allena l'Under 19 del Paris Saint-Germain, non ha ancora il patentino di allenatore Tiago Motta, infatti dovrà fare dei corsi che verranno completati da Cosoletto l'estate prossima e verrà affiancato da un tecnico, ovviamente in possesso di tutte le carte in regola per fare l'allenatore, però ovviamente l'allenatore sarà a tutti gli effetti appunto Tiago Motta, il giocatore brasiliano che ricorda ha militato anche per esempio nel Barcellona, quindi un giocatore sicuramente di altissimo livello, lui occupava appunto eh, la posizione di regista davanti alla difesa, ha fatto anche una ventina di presenze in nazionale italiana, lui è brasiliano, ha naturalizzato poi. Italiano. allora diciamo che la scelta è sicuramente coraggiosa sia da parte del Genoa, della società Genoa, perché il Genoa è una squadra sicuramente che mh, io non l'avevo data nella lotta per la salvezza perché ha un'ottima rosa rispetto a tante altre squadre, però adesso è inviscata nella lotta a salvezza e fino alla fine secondo me lotterà per non retrocedere, è già da un po' di anni che il Genoa purtroppo in questa... Situazione e anche per Tiago Motta, secondo me anche per Tiago Motta è una scelta coraggiosa perché ha la tua prima esperienza da allenatore vero perché adesso si è allenato le giovanili, ma non è la stessa cosa andare in un ambiente, in una situazione così come Genoa, non è facile, ok? Che magari verrai accolto bene perché appunto eh, i tifosi sono legati a te, però avete visto Yuri, c'era la stessa cosa, era una bandiera del Genoa. E adesso i genuani non dico che non lo possono vedere, però sicuramente non lo stimano più come allenatore. Poi, per esempio, a me Iuri ci piace come allenatore infatti nel Verona sta facendo bene, però purtroppo avete visto che alle... tutti gli allenatori che sono andati al Genoa in questi anni hanno quasi tutti fallito. Ve... Abbiamo visto Anderazzoli quest'anno che l'anno scorso l'Empoli ha fatto un lavoro straordinario, non si è salvato, però veramente come giocava l'Empoli, incredibile, è pura fallito, è pura fallito. purtroppo. Secondo me in Italia c'è una mentalità sbagliata che dopo 7-8 giornate già si esonano gli allenatori. Io darei sempre più tempo, perché poi allenatori come Anderazzoli, come ad esempio Gianpaolo nel Milan, sono allenatori che hanno bisogno proprio di tempo, ok? Non è il classico, adesso faccio un nome, Edireia che è un difensivista, lui, boh, o come Ranieri, avete visto Ranieri, San Roma prima non prenderle, e magari poi ne facciamo uno, è appareggiato. Invece, allenatori come Andrazzoli e Giampaolo vogliono. Hanno un gioco preciso, propositivo, e quindi ci bisogno di più tempo. Non riescono, secondo me, a dare un'impronta subito. E certo, il Genoa sta andando male e quello è sotto gli occhi di tutti, anche perché non è una squadra da ultimo posto, il Genoa assolutamente, c'è cioè una rosa di tutto rispetto. Ok? Quindi compito a Tego Motto di recuperare giocatori, ad esempio, come Pinamonti, che a me piace un casino, secondo me, è veramente forte. Che però per adesso sta rendendo poco. Cua me ha un talento incredibile, ma. Deve secondo me appunto ehm, sbocciare ancora, come me, deve dare di più e compito a Tiago Motta di, di fare questo Scione, anche comunque è un giocatore che è arrivato con tante aspettative Non dico che abbia deluso perché ovvio bisogna tenere conto anche della situazione della squadra Però poteva fare meglio, comunque Tiago Motta aveva lo stesso ruolo di Scione più o meno da giocatore Quindi chissà che magari possa darle le giuste consigli, le giuste dritte per farlo rendere al massimo e vabbè, c'è un po' questa cosa del modulo 272 no? che era uscito, ma a parte quello, probabilmente, almeno io ho visto nelle giovanili, giocava con un 4-3-3. Quindi non so adesso il se ha proprio gli per fare un 4-3-3, però vedremo, vedremo quale sarà il modulo. Eh, io non vi posso dire, sono fiducioso, non sono fiducioso per questa esperienza di Agomotta perché non lo conosco come allenatore. Però una bella gatta da pelare. Ripeto, io non sono così sicuro che Tiago Motta possa fare bene. Li, li, ha bisogno di tempo, anche lui ovviamente. Non so se a Genoa c'è questo tempo. Perché il Genoa deve assolutamente portare a casa punti. Cioè, il Genoa ha 5 punti, mi pare. È penultima dietro solo la Samp. Però la Samp sono convinto che inizierà a macinare punti. Già l'ha fatto Domenica. Quindi il Genoa non, non c'è tempo. Cioè, non c'è tempo, bisogna vincere subito. Non dico vincerle tutte, però vincere subito. Genoa secondo me è una rosa, tranquillamente, da lottare per il dodicesimo posto. Così adesso è in una, situ una situazione critica, eh, però, dai, io comunque eh, dai, sono abbastanza convinto che il Genoa si possa salvare. Eh, speriamo, speriamo. Io auguro comunque il meglio a Tiago Motta. Mi raccomando, ditemi la vostra nei commenti, like al video. Vi aspetto stasera, mi raccomando, su Città Celeste. Bella.